Prima abbiamo calcolato il rendimento dei cicli di Stirling e di Carnot e abbiamo visto che questo rendimento lo possiamo scrivere, intanto è definito come il lavoro che compie il ciclo termodinamico diviso il calore assorbito nella fase attiva, cioè nell'espansione isoterma. E abbiamo visto che si può calcolare in due modi, o con i calori scambiati oppure come 1 meno il rapporto delle temperature. Adesso andiamo a analizzare il significato fisico di queste formule e ci chiediamo come fare per rendere il rendimento il più grande possibile, perché un motore termico è auspicabile che abbia il più alto rendimento possibile. Ragionando con l'ultima formula, cioè questa che fa uso delle temperature, vediamo che il rendimento è grande se queste temperature sono molto diverse tra loro. In particolare, se la temperatura fredda T1 è molto minore della temperatura calda T2, perché in questo caso la frazione T1 su T2 matematicamente è molto piccola e quindi il rendimento è 1 meno una cosa piccola, quindi è quasi uguale al 100%. Quindi se vogliamo un rendimento grande dobbiamo distanziare molto le due temperature. Cioè dobbiamo far operare il ciclo di Carnot di Stirling tra una temperatura fredda molto bassa e una temperatura calda molto alta. Quindi grande rendimento se T2 è molto maggiore di T1. Ci chiediamo se questo rendimento può diventare del 100% e la risposta è no, perché si vede da questa formula che il rendimento diventerebbe il 100% soltanto se la temperatura 1, la temperatura fredda, fosse abbassata fino a 0 Kelvin, nello zero assoluto. Cosa che però è impossibile da realizzare perché, come vedremo, lo vieta il terzo principio della termodinamica, che dice che non si può raggiungere lo zero assoluto attraverso un numero finito di passaggi, di trasformazioni. Quindi un rendimento del 100% è impossibile. E perciò il rendimento deve essere sempre minore del 100%, cioè sempre minore di 1. Allora, se noi adesso analizziamo quest'altra espressione del rendimento, che si poteva anche scrivere così 1 meno Q1 in modulo su Q2. Allora vediamo che il rendimento minore di 1, o sempre minore di 1, implica che Q1 non potrà essere mai 0, perché se Q1 fosse 0, noi avremo un rendimento pari a Q2 su Q2, cioè il 100%. Perciò è sempre inevitabile che vada scaricato, vada buttato via un po' del calore assorbito dalla sorgente calda. Lo possiamo vedere anche qua, il rendimento, se il calore ceduto alla sorgente fredda, sia dal ciclo di Carnot che di Stirling, fosse veramente zero, cioè se si potesse evitare di scaricare e quindi di non utilizzare una parte del calore assorbito dalla sorgente calda, quindi una parte di Q2, se si potesse evitare di scaricarla alla sorgente fredda, allora avremmo Q1 uguale a 0, ma con Q1 uguale a 0 il rendimento sarebbe del 100%, perché verrebbe 1 meno 0. E questo abbiamo appena visto che è impossibile, cioè è impossibile avere un rendimento del 100%, sempre minore del 100%. Allora vuol dire che è inevitabile buttare via una parte di calore alla sorgente fredda, cioè questo calore scaricato dal ciclo di Carnot e di Stirling non può essere evitato, cioè non si può prelevare per esempio 100 joule di calore dalla sorgente calda e trasformarli tutti in lavoro, quindi ottenere un lavoro del ciclo di 100 joule, cioè non si può evitare questo calore ceduto, non si può sperare di avere un ciclo termodinamico neanche in teoria, neanche a livello ideale, che prenda dalla sorgente calda 100 joule di calore e li trasformi integralmente in 100 joule di calore di lavoro. 100 joule di lavoro, questo è vietato, come vedremo meglio, dal secondo principio della termodinamica. Quindi una parte del calore assorbito dalla sorgente calda deve essere necessariamente e inevitabilmente scaricata alla sorgente fredda. È una parte di calore che non viene utilizzata per compiere il lavoro, quindi è sprecata. Ma è inevitabile che vi sia una parte di calore sprecata. Questo si esprime anche dicendo che non può esistere il moto perpetuo di seconda specie. Infatti il moto perpetuo di seconda specie sarebbe proprio un ciclo termodinamico che non può esistere neanche in forma ideale, in cui tutto il calore prelevato da un'unica sorgente calda si possa trasformare integralmente in lavoro meccanico. Questo non è possibile. Il moto perpetuo di seconda specie non è possibile.